mi parlo di concretezza, quando io vivo ancora per l'ennesima volta, oggi ne è una ritrova, dove al primo punto all'ordine del giorno c'erano delle comunicazioni importanti da parte del sito. Oggi mi aspettavo lei sono parlato e signori mi scusi non mi interrompo. Fammi finire, poi se hai delle cose da dirmi ti posso anche rispondere. Allora oggi è l'ennesima ritrova di un sindaco inesistente e di un consiglio comunale che è un'armata blanca leone, sia per la maggioranza che per la minoranza, perché oggi è ancora, scusa, che ti devi vedere in alto? Non sto offendendo nessuno, devi stare caro, non sto offendendo nessuno, devi stare caro. Oggi mi aspettavo da parte vostra, visto che vi state preoccupando tanto della guerra. State parlando tanto della guerra in Siria, vi ricordo che ci sono dei dati allarmanti che parlano di 8.980 morti, se qualcuno legge delle note sulla stampa, se non sono veritiere, esistono le querele, sentite queste cose. Siccome oggi mi aspettavo da parte vostra che si parlava di due decreti salva Ilva, il 261, dove voi tutti avete firmato, che avevate dato tempo all'Ilva e all'AIA, a chi aveva sottoscritto l'AIA, 60 giorni di tempo, e io di questo non ho visto niente da parte vostra, poi c'è stato il decreto 61 che nessuno di voi ha letto, perché voi non sapete manco di che cosa stanno parlando, e adesso c'è stato il Consiglio dei Ministri che ha approvato e ha dato mandato di continuare a fare i porci comodi propri all'Ilva, di poter scaricare tra la zona di Statte e Tamburi, continuare a sversare materiale altamente inquinante e nocivo. E l'ultima cosa, per quanto riguarda la questione ambientale, vi state preoccupando del fischietto. Io vi invito a tutti quanti, invito questo signore che mi affianco, visto che fa il dottore su quel quartiere, di venire lì e sentire quando si mettono in marcia i fog cannon, quelli taroccati, perché voi tutti sapete che la fog cannon, sempre questo comitato, ha fatto emergere che non ha fornito questo materiale, questo tipo di materiale all'Ilva, ma se ne è costruiti da sé. Non c'è stato nessuno di voi che ha chiesto se quei cannoni sono a norma di legge. Poi sì, ormai siete delle persone che camminate, perché qua avete interessi, perché sapete, se cade questa giunta, lo sapete, la maggior parte di voi deve essere trasferito perché siete tutti così. Perché inviterei anche l'assessore dei lavori pubblici, che è un operaio in aspettativa, quando posta le scuole, che lo facesse anche quando cadono le pensilline o la presenza di amianto in Ilva. Lo sfido questo assessore dei lavori pubblici, perché lui è un operaio Ilva e deve dire quando è caduta quella famosa pensilina, visto che ci lavorava all'interno di quel laboratorio, perché non ha la stessa premura di quegli operai che lavorano lì. E ripeto, lì i bambini torneranno in quelle scuole nelle stesse condizioni in cui le hanno lasciate. E vi do anche un altro dato, che parecchi bambini che hanno finito la scuola elementare si stanno trasferendo, stanno portando i bambini alla scuola però. Se per voi è questo amministrare, se per voi è amministrare una città, allora io vi dico proprio con il cuore in mano, chi ha veramente a cuore le sorti di questa città, dimettetevi, non siete in grado più di rappresentare.